Ok, proviamo questo turbovent cinese. Comunque la parte superiore sembra buona, la trasparenza è perfetta. Diciamo che sostanzialmente, secondo me, è molto, sembra buona fattura. Poi solo il tempo ce lo dirà. A livello estetico si presenta bene perché ha praticamente tutta la parte che fa l'apertura molto robusta, c'è un bel motorino per l'apertura sotto, è un pochino rumoroso solo in fase d'apertura dell'oblò, ma una volta aperta la ventola è veramente silenziosa. Facciamo una prova, adesso l'ho attaccata alla batteria in modo che se non altro ci sinceriamo prima che funziona e poi l'installiamo in caso, diciamo, in caso che non dovesse funzionare senza fare il lavoro doppio. Ha il suo bel telecomando. Sul telecomando c'è la funzione accensione, tutte le funzioni che trovi sul pannello. Allora lo accendiamo, lo sollevo perché sennò gira la rotellina, quella che è la rotellina per fargli fare l'apertura, che ovviamente indirettamente gira anche quando è in fase d'apertura. Provvediamo ad accendere, abbiamo acceso, lui prova subito ad aprire l'oblò. Vediamo che si sta alzando da solo, la rotellina gira perché è meccanica, quindi si può aprire o chiudere anche a mano. Si fa la sua bella apertura. Ecco, questo è il rumore reale, eh? Cioè la ventola praticamente è velocità base, che poi non è velocità base perché il blu credo che indichi la velocità media. Il rosso è la velocità massima, cioè lo sentite quanto è silenzioso? Poi una volta installato sicuramente avrà delle piccole vibrazioni date dal fatto che il supporto su cui è ancorato è variabile, nel caso in cui ci siano piccole vibrazioni, cosa che non ci dovrebbe essere perché installato sul Sikaflex è morbido, quindi lo premiamo. Il verde è praticamente la velocità minore, che quasi non si sente. Potrebbe essere usato anche di notte. Il blu è quella più lenta. Verifichiamo. Il rosso è quella intermedia. Poi c'è il verde, quindi a tre velocità. Può essere spento, l'oblò rimane aperto, togliendo diciamo le velocità si spegne, vedo. Quindi sensore antipioggia, attivato o disattivato. Ma noi lo lasciamo attivato. E niente, questo è. Ora facciamo la chiusura, spingiamo per la chiusura. Appena spinto, provvede a chiudere l'oblò meccanicamente. Molto comodo, perché questo quando viene lasciato aperto e dovesse piovere, con quel sensore là, questo è il sensore di pioggia, lui capisce che c'è umidità o acqua e fa la chiusura. Va in serraggio alla fine. E blocca sulla gomma. Ora lo installiamo e vediamo se dovesse essere più rumoroso dato il fatto dell'ancoraggio, ma credo di no. Ora procediamo allo smontaggio del vecchio oblò tradizionale, manuale, niente di che, un oblò vecchio anni 90. Quindi procederemo allo smontaggio e rimontaggio in sede facendo un foro passante uscendo direttamente all'interno di questi cassetti per fare poi l'ancoraggio elettrico che poi lì verrà sistemato perché adesso è momentaneo. Quindi il cavo arriva là, verrà poi collegato direttamente lì, fatta un'aggiunta con una scatola e ben chiuso tutto quei fili che si vedono, che sono praticamente la parte del fotovoltaico che sale su. Ok, a dopo.
Allora, il cavo è questo qua che già c'era, io avevo fatto una linea nuova, ma evidentemente era già stato montato e smontato. Fate caso al bordello perché ho dovuto smontare praticamente tutto. All'interno di questo mobile, dove poi verrà richiuso ovviamente tutta questa cosa, non si vedrà più, c'è la canalizzazione, ho passato il cavo rosso e nero doppia coppia perché ce l'avevo solo da 1 mm, quindi ho fatto doppia coppia da 1 mm. E poi vanno parallelati per aumentare la sezione almeno 2 mm, anche se c'è un consumo praticamente di 2 A, quindi bastava anche 0,75. Lo passiamo anche in quest'altro foro, lo passiamo in quest'altro mobile, chiudiamo tutte le cannoline, poi arriviamo in questo dove c'è un sottofondo per chiudere tutto e c'è il cavo originale. Il cavo originale era questo che ho provveduto a trovare e tagliare, perché va direttamente in centrale, ma a noi non ci serve la centralina. Ormai la vecchia centralina è quasi totalmente bypassata dagli impianti nuovi. Procediamo all'allaccio, alla richiusura. Abbiamo proceduto al collegamento, cablaggio. Questi sono i morsetti. Questi sono i cavi che vanno all'alimentazione. Questo è il cavo del vecchio cavo che fortunatamente ho trovato, ma se trattava di fanforo, meglio così. Questo è fatto, questo è passato, questo anche. Il primo cassetto andrà richiuso, sistemato meglio. Quindi realmente richiudiamo la toppa di questo in modo che rimane tutto dietro il fondo e non si vede nulla. E poi procederemo al lavoro un po' più grande, che è lo smontaggio del vecchio blò superiore. Bisognerà togliere il Sikaflex, bisognerà ripulire bene tutta la parete e poi andare ad installare il nuovo motorizzato Chinatown. Ok, eccoci sopra al tetto, quello è l'oblò. Dobbiamo fare un po' di salti qua e là tra i pannelli solari perché qui ci sono praticamente 600 watt di solare che prendono tutto il tetto. Allora, dobbiamo rimuovere tutte le protezioni sopra le viti, dobbiamo rimuovere tutte le viti e tutta la parte di isolante che è stata messa nei, credo, tipo 30 anni. Adesso procediamo intanto, eh. Ho messo sotto la vecchia protezione termica del vecchio blò per non far cadere tutti i pezzi dentro, sennò si distrugge praticamente tutta la dinetta con tutto quello che sta sotto. E procediamo effettivamente con l'ultima tecnologia avanzata a dare una bella pulita a tutto, che è quasi fatto. Poi noterete che in effetti le vecchie forature, queste qua, che erano le vecchie forature, sono praticamente più alte, quindi bisognerà ribatterle a terra in modo tale che non creino spessore poi al nuovo blò. Una volta fatto quello, io le siliconerò in modo che, comunque vorrei utilizzare solamente 3 viti per lato, è inutile mettercene 5-6, tanto una volta che c'è il Sikaflex non va da nessuna parte. Metterei le due viti, diciamo, del quadro, le due viti del quadro e la vite centrale, e poi in mezzo, cioè comunque tutto Sikaflex, in modo che non vado a. E poi non so se corrisponderanno poi ai vecchi fori, se corrispondono bene, altrimenti tanto li rifacciamo da capo, sotto c'è il telaio in legno. Ok, potete vedere che risulta
abbastanza pulito. Ora provvederemo a ribattere solamente le viti come vi dicevo prima e a questo punto procederemo con l'installazione del nuovo blò. Ok, procediamo all'installazione della parte esterna. Prima di tutto verifichiamo che effettivamente decidiamo dove mettere la maniglia d'apertura. In questo caso è obbligata perché la cerniera si deve aprire verso il davanti. Se non lo mettiamo al contrario, quando ci muoviamo salutiamo il blò. Il blò va installato con la cerniera lato guida. Andiamo a vedere intanto se la posizione e le dimensioni. Standard 40-40, perfettamente inquadrato. Teoricamente sembra, faccio vedere le vecchie forature, non so se si vedono, le vecchie forature corrispondono praticamente tutte intorno al quadro. Vi ripeto, io ne metterò solamente due laterali e una centrale, una volta che c'è il Sikaflex problemi non lo dà. Prepariamo tutto, prepariamo il Sikaflex e lo andiamo a vedere da sotto quando è centrato, perché il quadro sotto praticamente dovrà corrispondere poi con il quadro sopra. Vediamo se in questa posizione, dove le vecchie viti sono praticamente perfette, intorno alla cerniera ci rimane spazio. Scendiamo giù. Ok, iniziamo. Io uso il 521 UV, che è quello che è resistente ai raggi ultravioletti, quindi diciamo che esce sicuramente con queste caratteristiche, ma poi ognuno fa come vuole. Quindi per mettere questi, sigillante di qualsiasi marca, c'è anche la Bostik che lo fa. Io uso questo perché è quello più commerciale. Diciamo che in questa situazione qua sarebbe perfettamente allineato, perfettamente in quadro e abbiamo anche lo spazio per poi far passare il cavo originale intorno e fare un'aggiunta qua. Quindi procediamo all'installazione. Ok, questo è il risultato finale. Il nostro turbovent cinese è stato installato. Diciamo che tutto sommato sembra anche carino esteticamente perché è ben fatto, pulito. Vediamo il sensore della pioggia, quello quando rileva umidità ovviamente fa chiudere automaticamente lo blò. E ora andiamo dentro. Ok, cominciamo. Cablaggio. Una volta messa la cornice abbiamo fatto. Abbiamo appena finito l'installazione del nostro turbovent che vedete alle mie spalle. Ora andiamo a verificare effettivamente il funzionamento. Ora contro luce non so come si veda, grandi linee, si dovrebbe vedere tutto. Mi sposto un attimo in modo che qua è uguale, cambia niente. Allora, non so se lo vedete bene, ma questo è praticamente tutto il sistema. Quindi abbiamo la nostra ventola in controluce. Andiamo a fare l'accensione, telecomando. Quindi andiamo a premere l'accensione del nostro turbovent China Mode. Il rumore è quello originale che sentite dell'apertura dello blò. Parte subito la ventola nella modalità in cui era stata praticamente lasciata. Quindi ora ci troviamo con la ventola accesa. Metto un attimino al rovescio in modo che lo vedete bene. Telecomando. Questa è la rumorosità effettiva. Lo avvicino, ma è un po' superiore a quella rilevata sul tavolo perché un po' con la vibrazione
ovviamente di tutto il soffitto e un po' crea anche una sorta di vuoto, quindi è proprio il rumore della ventola che gira. Vediamo, in questo momento sta girando alla velocità più bassa in estrazione. Col nostro telecomando, sposto in modo che facciamo un contemporaneo, con il nostro telecomando gli diamo il comando di reverse. Ora stava praticamente aspirando, ora invece va in spinta, soffia all'interno. Premendolo ripetutamente, adesso ho ripremuto, sentite il rumore? E ancora la terza velocità, ancora più rumoroso. Tutto sommato, diciamo che per quello che costa è perfetto, cioè non ho trovato un difetto solo. Ho fatto diverse prove e sembra funzioni perfettamente, quindi secondo me soldi ben spesi. Mi lascio con la richiusura, spegniamo, lo vediamo insieme, spegniamo, sentite il rumore? Sta praticamente, lo faccio vedere, sta chiudendo lo blò. Una volta chiuso lo blò, si è spento e chiuso lo blò. Quindi in questa situazione è una situazione di off. Però vorrei vedere insieme a voi una cosa che non ho ancora visto: l'assorbimento. Allora, qua abbiamo un impianto a litio. In questo camper giro e ho un battery monitor di questo tipo. Andiamo a modificare dalla percentuale, andiamo a vedere gli ampere. Ora su questo camper ci sono degli assorbimenti abbastanza alti, perché in effetti questo è fatto tutto a litio apposta, perché ho tutte periferiche. Ho tutte periferiche smart, compreso anche questo che vedete qua. Vado sul pannello solare, lo disattivo da smartphone a un'applicazione, a un Victron, quindi può essere interrotto direttamente dal telefono. Vediamo che la differenza è di 600 mAh, quindi questo consuma attualmente 600 mAh, aperto a una velocità 1, la minima. Andiamo ad aumentare la velocità. Adesso gli ho fatto la reversione, vediamo invece in immissione d'aria quanto consuma, ma teoricamente è la stessa cosa. 1,6, 1,7. Diciamo che 1,7, dai, 1,7, sono 600 mAh. 600 mAh aperto a una velocità singola. Andiamo ad aumentare, premiamo. Ora sentite il rumore, non so se si sente, è aumentato molto, la rumorosità è molto più veloce. Vediamo, adesso stiamo a 2 ampere, 2 ampere 0,70. 2 ampere 100, quindi stiamo a 1 ampere d'assorbimento a questa velocità, che è ottimo, direi. Andiamo alla massima, premiamo. Ora aumentata ancora di più, per raffreddare va bene, ma è molto rumoroso al massimo. Andiamo a vedere, 2,6 segna, non so se si vede, 2,6 e qualcosa. Quindi qui stiamo a praticamente 1,5 ampere. Lo rimettiamo in modalità minima, così si spegne, e lo chiudiamo. Lo chiudiamo, lui si richiude, e torniamo a un assorbimento di 1 ampere ora. Quindi abbiamo visto che più o meno questo modello consuma 600 mAh, poco più di mezzo ampere in situazione normale, leggera, che comunque d'estate dice tanto. 1 ampere più o meno, 1 ampere 100 a velocità 2,
e 2 ampere al massimo, quindi secondo me ottimo prodotto. La prova che volevo fare era, c'era una prova, proviamo un attimino a svitarlo a mano, vediamo quanto è duro. Allora si svita, sentite il rumore? Va ad interagire sul motore praticamente dell'apertura, che è un motore reversibile, quindi è un motore che a mano può essere reverso, aperto o chiuso, quindi anche se c'è un problema elettrico, se brucia un fusibile o qualsiasi cosa. Ora, l'unica cosa che non ho provato è il sensore della pioggia e penso che faremo una prova. Vediamo se lo bagniamo, se effettivamente da aperto si richiude. Proviamo. Riaccendiamo, si fa la sua apertura e andiamo sopra. Proviamo con uno schizzetto, vediamo se si richiude. Il sensore è attivo perché non so se si vede, ma c'è il LED, quello accanto alla gocciolina, che è praticamente la visualizzazione del sensore attivo. Ok, siamo sopra, siamo sul tetto. Ma questa è praticamente la sua posizione di aperto, come potete vedere, non è manco brutto esteticamente, secondo me è un buon prodotto. Quindi a questo punto andrei a verificare il sensore della pioggia, lo facciamo insieme. Non l'ho mai provato, eh? Lo proviamo, vediamo se funziona. Appena schizzato, guarda. Lo riasciughiamo subito perché non è proprio acqua, c'è anche un po' di detersivo. Appena schizzato si richiude. Perfetto. Anche il sensore di pioggia funziona. Quindi che dire? Ottimo prodotto.